siete mai chiesti come mai certe cose siano fatte in un certo modo? Come sia possibile che messa in scena, colori e tutto ciò che riguarda comparti tecnici e backstage vengano portati sullo schermo in un determinato modo? Quali sono i motivi che hanno permesso tutto ciò? Ebbene, il video di oggi riguarderà uno dei film d'animazione più conosciuto della Disney. Tra l'altro, è stato fatto anche un live action approdato nei cinema poche settimane fa. Quindi, se siete interessati, oggi vi parlerò di 5 curiosità riguardanti La Sirenetta. Ciao, sono Captain Nerd e bentrovati su Chuck e Azioni. Numero 1. Lo sapevate come mai la nostra Sirenetta ha i capelli rossi? In primis dovevano essere biondi, però non è stata fatta bionda per due motivi. Uno, perché si stonerebbe il colore con quello della coda, verde con il giallo, un rosso ci sta molto meglio. E due, per non somigliare troppo a quell'attrice nome Daryl Hannah che è andata a interpretare una sirena nel film Splash del 1984. Numero 2. Lo sapevate, sempre parlando della coda, che il suo colore verde-blu è stato realizzato in un laboratorio di pittura della Disney appositamente per il film? E, ancora meglio, è stato chiamato Ariel in onore della sirenetta. Numero 3. Lo sapevate che nel film d'animazione, quando vediamo il nostro tritone arrivare con il suo cocchio alla celebrazione del compleanno di Ariel, possiamo intravedere in basso anche delle figure che conosciamo molto bene? Si tratta infatti di Topolino, Paperino, Pippo e Kermit la rana. Questo è un piccolo easter egg legato alla Disney. Numero 4. Lo sapevate che ci sono alcune differenze tra il film d'animazione e il nuovo live action? Infatti nel film d'animazione è il principe Eric a sconfiggere la villain Ursula e poi sposare Ariel. Invece nel nuovo live action vediamo che è proprio Ariel a sconfiggere Ursula. E poi la festa che viene dopo non è proprio un vero e proprio matrimonio, ma si può celebrare come una festa di fidanzamento o comunque di addio, dato che Ariel e Eric sono pronti a salpare per andare a esplorare nuovi mondi. Quindi diciamo che è un tantino diverso. Numero 5. Lo sapevate che le riprese della Sirenetta si sono svolte sulle spiagge della Sardegna, in zona Santa Teresa di Gallura e anche in altre varie località della costa nord, tra cui le acque cristalline degli Entu, il Golfo Aranci e Castelsardo. Quindi secondo me non c'è niente di spettacolare in tutto questo, dato che comunque io sono italiano e so bene che la Sardegna è uno dei paradisi più belli di questo mondo. Quindi perché non usarlo per fare un film legato al mare che può essere La Sirenetta? Anche come è successo con Aquaman, che hanno girato delle scene in Sicilia, anche se comunque lì non c'è tanto un discorso di scena iconica sulla spiaggia come quella di Ariel che salva Eric. Quindi non c'è di che. Noi Italia possiamo rispondere con non c'è di che. Quindi sono molto contento che il nostro Stato abbia fatto parte di questo film. Non sento il bisogno di definirlo capolavoro, perché purtroppo a livello di effetti speciali non è che abbia fatto chissà quale progresso. La storia è molto carina, c'è stato qualche cambiamento e sinceramente anche il discorso di lei scura per me non è così tanto un problema, perché vi dico la verità, non l'ho nemmeno sentito tanto il cambiamento a lei come sirena. Poi anche il fatto di mettere altri personaggi neri, di colore, orientali, è quello che è stato forse un'esagerazione. Perché sai, a volte uno dice voglio lottare contro le discriminazioni del mondo e lì va bene. Ma quando vedi che stroppi per farlo vedere, lì sembra un po' una paraculata, scusate il termine. Quindi giudicatelo anche voi e fatemi anche sapere se queste 5 curiosità vi sono piaciute. Tra l'altro noi di Chuck Azione abbiamo fatto anche altri video legati alla Sirenetta, quindi se siete curiosi andateli subito a cerciare, così vedete un po' quale vi incuriosisce di più. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, seguiteci sui social, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto e noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!